Siamo in compagnia di Janet De Nardis, ideatrice e produttrice del Roma Web Fest. Perché all'Università La Sapienza? Perché ho l'onore di essere docente del corso di webserie e prodotti multimediali. In pratica questo è il primo corso italiano e forse, chi lo sa, anche mondiale, io non ne ho sentito parlare di altri, di un corso che ha appunto come oggetto principale quello delle webserie e dei prodotti multimediali, prodotti web nativi, ovvero tutti quei prodotti che oggi imperversano nel web e che sono soprattutto oggetto di interesse da parte di un target molto giovane, ma non solo, perché questo target, come stiamo vedendo, aumenta ogni giorno di più e soprattutto sono di grande interesse oggi anche per i broadcaster, per le case di produzione cinematografica e televisiva e anche per i brand che sempre più investono per comunicare il proprio brand, i propri valori attraverso questi prodotti creativi che generalmente nascono dal basso. Oggi dunque inizia il primo corso italiano, ma probabilmente, come ho già detto, internazionale, di webserie e prodotti multimediali. Quindi cosa andiamo a fare? Noi cerchiamo di formare delle persone che possano poi essere in grado di assorbire quella che magari è l'esigenza di un produttore o di un brand e quindi andare a sviluppare una storia che sia accattivante per il pubblico della rete, che allo stesso tempo appunto segua quelle che sono le volontà del committente e che siano anche persone in grado poi di comunicare nella rete in un modo migliore questo prodotto che vanno a studiare. Quindi realizzare un progetto a tutto tondo e quindi vedere un po' anche come funziona il web marketing, come funziona il posizionamento di un prodotto web all'interno del mondo, del vasto mondo della rete. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere che oggi il video che risulta essere emergente appunto quello dello smartphone e allo stesso tempo andiamo a vedere che i prodotti che vengono realizzati e che hanno maggior successo molto spesso sono di breve durata, perché sono cambiate le abitudini, perché i ragazzi giovanissimi e non solo hanno sempre meno tempo e quindi cosa accade? Che nei ritagli di tempo tra lo studio e il tornare a casa, oppure nei ritagli di tempo del proprio lavoro, durante il viaggio per spostarsi da un posto all'altro, cosa succede? Che molto spesso andiamo a guardare sul nostro smartphone o sul tablet per visualizzare qualcosa che ci interessa. Siamo figli dell'immagine, dell'immagine in movimento e per l'appunto tendiamo a cercare delle storie che comunque ci emozionino. E perché seriale? Perché per l'appunto cerchiamo anche di trovare dei prodotti che poi non finiscano, non si consumino soltanto in quei 5, 7, 10 minuti a nostra disposizione, ma che ci permettano di affezionarci a qualcosa e di tornare a guardarlo, però avendo sempre emozioni nuove. Ecco perché in questo momento storico le web serie hanno un grande successo ed ecco perché brand, produzioni, broadcaster stanno investendo moltissimo su questo fenomeno che nasce dal basso grazie a tanti talenti che stanno emergendo e che speriamo di aiutare sempre di più ad emergere. Come si svolgono le lezioni? Le lezioni si svolgono il lunedì e il giovedì dalle 13 alle 15 nella facoltà di lettere della Sapienza all'interno della città universitaria e queste lezioni durano appunto, come ho detto, 2 ore, saranno svolte in collaborazione con il professor Mauro Di Donato e con il professor Andrea Minz, che sono stati i sostenitori principali di questo corso innovativo, ma all'interno delle nostre lezioni avremo moltissimi ospiti, alcuni filmmakers famosi, tra cui avremo Edoardo Ferrario, Claudio Di Biagio, i The Pills, eccetera, eccetera, ma allo stesso tempo avremo anche esperti del settore, quindi rappresentanti del MIBAC, della Sporcine Manica e di tante aziende che oggi nascono come alcune piattaforme molto interessanti, utili per la distribuzione di questi prodotti indipendenti, che verranno qui a parlarci di come realmente funziona il mercato e di come si sta sviluppando. Siamo arrivati alla quarta edizione del Roma Web Fest.
Esatto, la quarta edizione si svolgerà a settembre dal 23 al 25 presso il Museo Maxi ed è un festival veramente assolutamente da vedere, in cui partecipare. Sono aperti i bandi da circa una settimana, quindi si potranno iscrivere web serie sia già prodotte che idee di web serie che verranno prese in considerazione per i pitch da fare con i produttori o con i broadcaster, e allo stesso modo avremo anche una sezione dedicata ai fashion film, ma magari di questa cosa parleremo un'altra volta. Per quanto riguarda il festival, in collaborazione con altri web fest internazionali, essendo il quarto web fest al mondo, nato subito dopo Los Angeles, Marsiglia e in contemporanea col Melbourne Web Fest, e quindi avremo tanti appuntamenti in collaborazione con questi altri festival internazionali, i quali parteciperanno anche alle giornate del nostro web fest a Roma. Grazie a voi di Oggi Notizie che ci seguite. Ciao! Grazie. E ha delle analoghe funzioni di fidelizzazione, poi, no? Andavi a leggere, no, le puntate, rimanevi in sospeso, avevi portato a comprare, no, il quotidiano successivo. E allo stesso modo le principali testate giornalistiche utilizzano le web serie, no? Prendiamo il caso di Una mamma imperfetta per il Corriere della Sera, ma insomma i casi sono moltissimi, adesso quasi tutti i quotidiani hanno la loro web serie, recuperano, no, questa originaria finalità, no, della narrazione seriale. Perché le major, cioè come dire, l'industria dell'audiovisivo, tollera quello che in altri tempi sarebbe stato considerato molto banalmente una violazione di copyright, come tale sarebbe stato perseguito? Problema anche giuridico, magari lo affronteremo, credo, in una delle prossime lezioni in modo più tecnico, però rimanendo alcune questioni che riguardano, non so, più in generale anche, no, le dinamiche di circolazione dei media oggi, beh, sicuramente in parte, diciamo, perché diventa sempre più difficile monitorare, no, le violazioni dei diritti oggi, e anche perché sono talmente tante che di fatto come dire, un tentativo di repressione finirebbe per avere un valore praticamente simbolico, no? Intanto accade, ne prendono uno, gli fanno un bottone, ma essenzialmente non avrebbe una vera, autentica forza di carattere repressivo. Pensate anche, no, all'utilizzo della musica nelle web serie, sono sentiti di tutto, cioè dai Beatles a, che ne so, i Pink Floyd, ai Radiohead, no? Cioè roba che se si andasse ad acquistare i diritti costerebbe decine di migliaia di euro, sono, diciamo, per lo più utilizzate in modo non autorizzato. Cioè i canali che, come dire, diciamo, promuovono un'offerta relativamente omogenea sul piano stilistico, sul piano tematico, cioè se io mi imbatto in un contenuto che mi piace mi aspetto di trovare sul canale qualcosa di analogo, no? Qualcosa di simile, no, no? La predisposizione di un logo, di un nome che funziona, no? Eccetera, eccetera. Ma dicevamo, e qui viene un aspetto particolarmente importante, i canali sono più di semplici archivi, sono luoghi di partecipazione, cioè nel migliore dei casi sono veicoli anche che promuovono la creazione di comunità, e l'aggiornamento costante dei contenuti è un fattore vitale per mantenere l'interesse di una comunità. Quello che succede su Facebook o su Twitter, cioè se io non pubblico roba, se io non metto materiale, ovviamente creo discussione, no? Quindi c'è bisogno di, come dire, alimentare diciamo, la forza di una comunità attraverso la produzione costante di contenuti. Questi giovani videomaker utilizzano Facebook per ingaggiare collaboratori, per farsi prestare location, oggetti di scena, no? Quindi c'è una dimensione partecipativa che si estende anche alla dimensione realizzativa, produttiva, fino poi alle pratiche di crowdfunding, naturalmente, in cui proprio il pubblico stesso partecipa al finanziamento del prodotto, e lo fa proprio perché si sente parte di una comunità.